io credo che si possa fare, se c'è la volontà da parte di tutti, di assumere la centralità appunto della persona e conseguentemente la centralità del mercato. Grazie. Proprio collegandomi alla prima domanda che era stata fatta su testata indipendente su Girona, collegandomi alla domanda che è stata fatta all'inizio, no? Gli investimenti che deve fare lo Stato per la grande occupazione, lei ha mai sentito parlare dell'indice Nairo? È molto grave, perché l'indice Nairo è un indice elaborato da, adesso scappa via, è un indice elaborato dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea che serve. È un esame che deve fare. Ma l'esame deve fare di occupazione, se non sa questo, non mi spiace, no? Anche lo spiego io. Il punto è che questo indice della Banca Centrale Europea implica che impone una disoccupazione strutturale del 12% alla nazione Italia. Quindi, che cosa sto dicendo? Me l'ha detto Cottarelli la settimana scorsa, di che cosa sto dicendo? Scusi, dottor Cottarelli, solo una domanda, velocissima, sì, perché poi deve andare. No? Sì. Volevo chiedermi, no, sul discorso dell'indice Nairu della Banca Centrale Europea, della Commissione Europea, che indicava qualche tempo fa che l'Italia deve avere il 12% di disoccupazione strutturale. Per quest'anno quanto dovrebbe essere questo indice Nairu? Non so, questo dovete chiedere alla banca. Io credo che il 12% non lo sapevo di questo, che fosse avesse il 12% era 4 anni fa. Adesso la disoccupazione effettiva è poco meno del 10%, quindi dire che il NAIO, la disoccupazione strutturale è il 12%, fosse appunto qualche anno fa. Certo, adesso siamo a un livello più basso, il NAIO deve essere più basso. E credo ci sia ancora un altro. Io credo che il NAIO, almeno da quello che ha rilevato Marco Zani alla BCE, dovrebbe essere intorno all'11,5 adesso. Io volevo chiedere se fosse così, vorrebbe dire se fosse una conferma. Ma è abbastanza, perché se fosse così vorrebbe dire che adesso abbiamo un output gap positivo, cioè l'output è superiore a quello di equilibrio, a quello potenziale, ma nessuno dice questo. Quindi io non so se mi dici i numeri giusti della Banca Centrale Europea. Comunque adesso mi sembra abbiamo questo dicono i documenti. Insomma, noi adesso abbiamo una disoccupazione poco al di sotto del 10%, probabilmente siamo vicini all'output potenziale e forse lo strutturale starà a questi livelli. Il problema grosso è la differenza territoriale, perché chiaro, al nord c'è poca disoccupazione, al sud ce n'è tante. Lì sì si può parlare di una disoccupazione strutturale, in media forse. Però sinceramente come media, no? Media nazionale, che sì, cosa, certo, chiaramente riguarda tutti i paesi dell'Eurozona, no? Certo, questo per tutto, questo è la cosa che si fa, si guarda la media nazionale. A me sembra strano che adesso la Banca Centrale adesso dica che il Nairo in Italia è l'11,5%. Dovete chiederglielo a loro, no? Questo tipo di documento. No, pensavo che lei potesse informarci un po' meglio. Non so che cosa ha detto la Banca Centrale del Nairo recentemente. Ok. Posso fare un'altra domanda? Sì. Vorrei chiederle come mai, nonostante tutti i tentativi di Draghi, di quantitative easing, centinaia, centinaia di miliardi, l'inflazione ce l'abbiamo ancora sempre all'1%. Allora, la mia spiegazione è che si sono stampati un mucchio di soldi, però quei soldi sono rimasti nelle banche. Le banche non prestano, infatti le banche hanno un mucchio di liquidità. È come se tu metti liquidità nel mercato, immetti liquidità, ma questo rimane nel sistema bancario. Allora la vera domanda è perché le banche hanno un mucchio di soldi e non prestano. Ci sono tante spiegazioni. La mia spiegazione è che non prestano perché, mentre la politica monetaria è stata molto espansiva, la regolamentazione bancaria è diventata molto restrittiva. È come se uno guidando un'auto spinge al tempo stesso sull'acceleratore e sul freno. Cioè la politica monetaria è molto espansiva, la regolamentazione è molto restrittiva. In che senso? Restrittiva nel senso che le banche, quello che frena l'erogazione del credito è la mancanza di equity, cioè di capitale proprio, e non soltanto la mancanza di capitale proprio, ma l'incertezza su quanto capitale proprio le banche centrali dovranno detenere in futuro, perché la regolamentazione bancaria continua a cambiare. Però queste cose anche interdipendente
col fatto che la BCE non può finanziare direttamente gli stati, ma quello finanziato dalle banche. Ma il 20% del debito pubblico in Europa è detenuto dalla Banca Centrale Europea, li ha finanziati gli stati, li ha finanziati immettendo tutta questa liquidità. Sì, però si è fermata là. Si è fermata lì perché la regolamentazione bancaria è diventata molto restrittiva, per motivi che saranno stati anche legittimi, però fatto sta che quest'acqua, la liquidità, è rimasta nel sistema bancario e quindi non ha avuto un impatto. Quello che frena l'espansione del credito non è quello che una volta si chiamava il moltiplicatore della base monetaria, scusi se parlo in termini tecnici, ma no, domande tecniche, ma, giusto. Ma è quello che io chiamo l'equity multiplier. Una banca per prestare non ha soltanto bisogno di soldi in cassa, ha bisogno di capitale proprio. Aumentare il capitale proprio è anche difficile perché questo è un periodo in generale di profitti bassi e quindi questo frena l'erogazione del credito, il che va bene per chi va bene? Per gli stati vanno bene perché possono finanziarsi dalla banca centrale senza che questo abbia un impatto inflazionistico. Quanto durerà? E questo dura finché le banche non riusciranno a tirare capitale più facilmente, finché la regolamentazione bancaria non si stabilizzerà. A quel punto le banche utilizzeranno questa liquidità, l'inflazione andrà su, a meno che la banca centrale non cominci a riassorbire quella liquidità vendendo i titoli di Stato che si è comprata negli ultimi anni. Adesso devo scannare, scusate. La ringrazio molto, grazie.